Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo su Zero AD. Questo gioco, per chi è nell'ambito strategico, lo conosce sicuramente meglio di me. Ma voglio comunque parlarvi di questo strategico che per il momento è nell'Alpha 26 e credo che ci stiamo approcciando anche verso un Alpha 27, almeno così sta stando dalle informazioni che ho visto su Reddit del gioco, ovviamente. Cos'è Zero AD? È un successore spirituale della serie Age of Empires, praticamente, per andare proprio in soldoni. Allora, io ho scoperto Zero AD tempo fa, vi parlo però di buon 5-6 anni fa, quindi devo dire che in un certo senso lo conosco. Però, in questo Let's Explore voglio farvi vedere il tutorial perché merita veramente tanto. Questo gioco è in alfa ed è gratuito, lo potete scaricare adesso sul nuovo sito. Potete anche fare delle donazioni per supportare lo sviluppo di questo gioco, che sì, è in sviluppo da forse 10 anni. È vero, però devo ammettere che comunque sia, credo che sia molto molto bello e si deve, più che altro perché ti dà una visione diversa. Secondo me lo dovreste provare. Fatto sta che adesso andiamo su Impara a giocare. Facciamo proprio il manuale di gioco, quindi ti dà tutte le informazioni. Manuale di 0AD, insomma, tutto quello che c'è bisogno da fare, lo potete anche vedere online. Ci abbiamo delle strutture, degli ateniesi e anche tante civiltà, perché ci sono gli ateniesi, i britanni, i cartaginesi, i danni, la dinastia Han, gli iberici, i cusciti, che si trovano verso l'Egitto. Ah, c'è scritto, no, l'ho letto, dove si trova la Repubblica del Sudan, ok? I Macedoni, i Maoria, quindi parliamo dell'India sostanzialmente, i Persiani, i Romani, ovviamente, i Seleucidi, gli Spartani e i Tolemaici. Quindi abbiamo una vastità di civiltà diverse da di noi. Abbiamo i bonus, i vari bonus dei vari regni, insomma, le mappe che voi potete benissimo vedere. Insomma, andiamo a fare il tutorial, non perdiamo tempo. Eccoci qua. Questo è come si presenta con Alpha 26 0AD. Ok? Benvenuto nel tutorial di 0AD. Possiamo fare che il contrasto sinistro su una donna. Eccomi qua. Ah, quindi stiamo giocando adesso con Sparta. Ok. Dobbiamo accogliere. Ah, le donne raccolgono il cibo più velocemente di tutte le altre unità. Ok. I soldati possono anche raccogliere risorse. Quindi, selezioni il soldato, fai clic destro su un albero vicino. Ok. I soldati raccolgono la legna più velocemente delle altre unità. Ah, dobbiamo reclutare un gruppo di opponenti e facciamo con Shift. Vedete, con Shift esce la quantità di persone che possiamo reclutare. E spero che questo banalissimo comando ci sia anche sui nuovi Geoff Mythology. Perché se arriva, può essere un'ottima cosa. È un off topic, però volevo comunque farvelo vedere. Seleziona due donne inattive e costruisci una casa. Ok, quindi costruiamo una casa. Ma la posso ruotare sta casa? No. Ok, si deve costruire così. Costruiamo una qua dietro. Quando sono pronti, seleziono gli opponenti appena addestrati e assegniamo il compito di costruire un magazzino accanto agli alberi. Ok. Eccomi. Un magazzino vicino agli alberi. Addestro un gruppo di 5 incursori, tenendo premuto tasto Shift. Questa cosa è meravigliosa.
tu in questo modo velocizzi il micromanagement in una maniera efficientissima. Però dobbiamo fare una fattoria. Pertanto, costruiamola qui. Vabbè, facciamo tutte e due le cose, insomma. Questa è la gelosia che è il senato di Sparta, quindi ci sono anche degli edifici, insomma, importanti per ogni civiltà. Cartografia, vedi ciò che i tuoi alleati vedono. Questa è una bella cosa, in realtà. In questo caso non ce l'abbiamo, quindi sti cazzi, però nel senso può essere sempre un'ottima cosa. I cesti, vabbè, ognuno c'ha le proprie tecnologie, ovviamente. Una volta costruita la fattoria, i costruttori cominceranno automaticamente a raccogliere cibo, se avere nelle vicinanze. Selezionali e fanno costruire un campo. Eccolo qua. Lo facciamo qua. Molto bene. Vai anche tu. Che abbiamo gli incursori. Loro, per il momento, vabbè, facciamo i vendicibo, tanto. I costruttori del campo iniziano automaticamente a raccogliere il cibo dal campo. Dobbiamo costruire un'altra casa nelle vicinanze, quindi direi di costruirla qua, giusto per avere un po' di spazio in più. Abbiamo adesso un gruppo di appuniti. E dobbiamo fargli il comando vicino agli alberi, in modo tale che gli appuniti appena addestrati possano andare direttamente a raccogliere la legna. Gli incursori io li mando comunque a prendere il cibo. Costruisce una caserma nelle vicinanze. Ogni volta che viene raggiunto il limite di popolazione, costruisce una casa aggiuntiva utilizzando qualsiasi unità costruttore disponibile. Avrai così costruito una quinta struttura della fase villaggio. Ah, ok, questo me l'ho dimenticato. Praticamente per passare alla fase cittadina, che è questa qua, bisogna costruire almeno 5 strutture. Perfetto. Allora, seguiamo il consiglio e costruiamo subito una caserma. Voglio questo di qua. Ok, ora stanno prendendo la legna. E io con loro farei subito un'altra casa vicino alla fattoria. E poi prendono di nuovo il lavoro nei campi. Ovviamente, come potete ben vedere, noi abbiamo il nostro raggio d'azione che si può espandere con gli avamposti, le torri, conquistando. Quindi ci sono dei modi per poter avanzare e poterci espandere, perché oltre a questo raggio d'azione nostro, i nostri edifici, le nostre strutture diventano neutrali. Un concetto interessante. Ecco qua, vedete? Avamposto, costruibile in territorio proprio o neutrale. Perfetto, io continuerei a prendere cibo. Possiamo fare una fase cittadina? Sì, perfetto, facciamo una fase cittadina. Dobbiamo attendere 30 secondi. Molto bene. Anche la casa c'è ovviamente le sue tecnologie che aumentano la produzione degli abitanti, in questo caso delle donne cittadine. Qua potremmo farne altre due alla fine. Io lo farei per averne 5 nei campi. Ordine agli incursori inattivi di costruire un avamposto a nord-est. Quindi, a nord-est, prendi qua, vedete al confine. Adesso arrivo qua e costruisco qua avamposto. Facciamo un gruppo di cittadine. Intanto queste due vanno a prendere cibo. Ecco qua. Ma se io lo costruissi adesso più in fondo, vediamo che succede.
Si espande? EST? EST? Russell. Sti cazzi. Preparati ad attaccare un giocatore nemico. Addestra più soldati nelle caserme e usa i soldati Russell. inattivi per costruire una torre vicino al tuo avamposto. Costruisci una forgia e ricerca la tecnologia arma secondaria. Ti dice qui le icone. Fia. Dov'è la forgia? EST? Russell. Russell. EST? EST? Russell. Dovevo aggiornare le icone perché sono un po' ancora un po' sgranate. Il nemico sta arrivando, ma no, ne sono pronti. Un altro bello. E poi i miei uomini. Io non prenderei tempo di stare altri soldati. Tanto abbiamo le risorse per poterlo falso, quindi siamo pronti. Perfetto, l'attacco è stato respinto, ora costruisci un mercato e un tempio mentre assegni nuove unità alla raccolta di risorse. Allora, tempio, lo facciamo qua, e il mercato lo facciamo qua, mi piace. Allora, i vanguardi si muovono in questa posizione, noi li mettiamo in linea di battaglia e li facciamo andare avanti. Ok. Nella forgia possiamo fare anche altre cose in realtà. Che succede? Ok, vedete? Adesso il nostro raggio di espansione è aumentato. Possiamo costruire un arsenale per costruire due arieti. Ok. Ma ovviamente le fattorie hanno il ciclo infinito. Quindi è molto tranquillo. Allora, di base è un gioco scorrevole rispetto a molti altri. Quindi io in questo caso ho usato tante risorse, quindi sto andando un po' più lento del solito, però non è un problema di base, quindi in questo caso so che è il tutorial, quindi vado molto tranquillo. Nella game si può reclutare Leonida, potrei anche farlo in realtà tra poco. Ma sai, perché non dovrei? Dopotutto, sempre se posso, quanto piglia di popolazione, Leonida? Non c'è scritto. No, non c'è scritto. Abbiamo costruito una casa. Russell, Ora, Russell, con l'assaltatore lo Russell. mandiamo a Russell, andiamolo Russell, ad esplorare il nemico. Russell, Il Russell, nemico è avanzato da qua, quindi eccomi. Russell, Madonna. Russell, EST, Russell, EST? Russell, EST, Russell, 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 Russell. EST? Russell, Russell, Russell. Ross, follow me!
Tratto. Tratto, Palaman! DSD. Ok. Avanziamo. DSD, DSD. Con tutti i nostri Tratto. Uomini. DSD. Credo che Tratto. Possiamo farcela. Nel dubbio. Iniziamo la costruzione, l'addestramento di altri soldati, così siamo più sicuri più che altro. Yes, sì. Tratto. Tratto. Tutto sto sangue a terra? Cazzo è successo? Ma che è? Tratto. Cazzo è qua? Che cazzo è successo? Facendo così noi possiamo prendere gli edifici. Perfetto. Rimaniamo un attimo, giusto per continuare. Quando voi, invece di distruggere un fuoco, voi potete anche conquistarlo come ho fatto io. Se fosse stato distrutto sarebbe successa un'altra cosa, cioè nel senso sarebbe tutto distrutto, sarebbe tutto neutrale, cioè, sarebbe tutto andato male. Gli preferisco sempre conquistare invece perché quando poi va nel vostro raggio d'azione, come potete ben vedere, questi edifici sono neutrali, ma dopo un po' di tempo diventano vostri. E quindi voi vi assicurate tutti gli edifici in un periodo di tempo, invece di dover ricostruire. Quindi per me è sempre la soluzione migliore. Io intanto voglio far vedere il teatro e la mensa militare. Voglio far vedere un po' tutti gli edifici anche, ormai stiamo qua, quindi vorrei farvi vedere tutto. Allora, io adoro veramente tanto questo gioco, mi piace veramente tanto. E ve lo consiglio veramente perché, a parte che è gratuito, ma è veramente, vi divertite. E poi c'è il multiplayer, perché se voi ve lo mettete tipo nei giochi non di Steam, lo mettete nella vostra libreria di Steam tramite i comandi, non mi ricordo com'era, in basso a sinistra c'era quel più, metti aggiungi gioco non di Steam, ci vedete anche in opportunità spartano com'è, voi avete l'opportunità di poter poi giocare multiplayer nel modo più facile con i vostri amici. Se ci sono riuscito io, vi parlo di 5-6 anni fa, ce la faccio anche adesso. Ma il teatro che fa? Ah, ingaggio di influenza, e quindi adesso sono uniti i nostri domini. Yes, sì. Voglio far vedere anche la scuderia. Yes, sì. E il porto. Yes, sì. Questo è come un'opportunità spartano, uno spartiata. Tratto. Molto bello. Yes, sì. Yes, sì. Yes, sì. Yes, sì. Tratto. Con anche in bonus. Yes, sì. No? Yes, sì. Tratto. Ecco qua. Tratto. Un esercito del genere è finita. Da qua noi possiamo fare questi due guerrieri a cavallo. Ah, il Promotos, come di Geoff Mythology. Questo sarà. Ah, Nippicon. Qua ci sono le navi. Ah, dal porto puoi pigliare nella legna, non lo sapevo, ho scoperto adesso, proprio adesso, in questo esatto momento. Questo è Nippicon. Sì. Beh, qua si chiama un altro modo, giustamente un altro tipo di cavalleria. E questo è il Promotos, vediamo un po' com'è. Perfetto. Ah, in Promotos, questo qui, può anche cacciare questa unità qua. Comunque ragazzi, allora, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto mettendo mi piace, commentate, e noi ci vediamo su un prossimo video. Vi ricordo, è gratis,
è possibile scaricarlo subito e riprendete benissimo il gioco in cui potete divertirvi. Ciao ragazzi.